della piattaforma S3 della Commissione europea. Ora, intorno a queste cose c'è tanta complessità e anche difficilissimo agganciarle da parte delle imprese, soprattutto se medio-piccole. Quindi, come cluster vorremmo renderle fruibili, perché vediamo moltissime opportunità di internazionalizzazione, di progettualità, ma sono troppo complesse e, tra virgolette, politiche da cogliere. Per cui ve la spieghiamo brevemente, no? Regione ci tiene molto a questa cosa. La Commissione europea, come forse sapete, ha un'attività molto importante dedicata alle singole regioni dell'Europa, ai governi regionali, basata sulla specializzazione di ciascuna regione. Quindi la Commissione chiede a ogni regione di dire qual è il tuo piano di specializzazione. Questo viene formalmente comunicato alla Commissione per avere accesso a dei particolari fondi, che sono i fondi strutturali. Anche la Regione Lombardia fa questo. Quindi la Regione Lombardia fa il proprio piano di specializzazione e lo comunica alla Commissione europea. Questo è tutto un ambito di attività in cui i nostri cluster sono molto attivi. La Commissione ha creato una piattaforma, cosiddetta piattaforma S3, dove i vari governi regionali possono aderire, cioè possono dire a me interessa partecipare, e possono coinvolgere in questa piattaforma le loro imprese e i loro centri di ricerca. Che cosa succede dentro questa piattaforma? Innanzitutto piattaforma vuol dire luogo d'incontro, non pensate a discorsi informatici. In questo caso è un grande forum, un grande luogo di incontri tra aziende, centri di ricerca di diverse regioni europee, intermediati da governi regionali e cluster. Lo scopo di queste iniziative è creare delle partnership molto ambiziose interregionali che coinvolgono diverse regioni europee che generano dei progetti di innovazione ad alto TRL, non ricerca, questa la si fa nei progetti europei. Vogliamo portare al mercato, nell'industria, alcune soluzioni. Quindi diverse regioni europee si mettono insieme su alcuni temi per generare dei progetti di industrializzazione, per portare sul mercato innovazioni, anche attraverso reti di dimostratori e pilot plant. Questo è lo scopo. Quindi partecipare a queste cose vuol dire entrare in un network all'interno del quale si possono sviluppare progetti con altri in maniera molto più forte e facilitata di quanto non lo si possa fare da soli, su specifici temi, con l'endorsement formale della Regione Lombardia. Ora, dentro questa piattaforma è possibile proporre tematiche. Quindi diverse regioni hanno proposto nel corso del tempo diverse tematiche. Se andate sul sito, ce ne sono. Ora parliamo di industrial modernization, qua, quindi della parte industriale. Io credo che siano circa 30, ok, su diversi temi che vanno dalla cosmetica, alle tecnologie medicali, all'efficient and sustainable manufacturing, al 3D printing, alle batterie. Ok, ci sono tante partnership. Noi cluster con regioni siamo molto attivi in quest'ambito. Quindi, per esempio, AFIL ne coordina già una, che è ESM, Efficient and Sustainable Manufacturing, e partecipa ad altri. Quindi tutti i membri possono utilizzare questi canali. Recentemente, insieme a Regione, insieme al cluster L2C, siamo entrati anche nella partnership batterie, che si chiama AMBP, Advanced Material for Batteries Partnership. E vi siamo entrati, con una decisione anche un po' politica di Regione Lombardia, da co-coordinatori. Quindi, in questo network di regioni europee interessate alla tematica batterie, la Lombardia si è posto come un co-coordinatore. Gli altri co-coordinatori sono la Regione Andalusia, la Slovenia e Castiglia-León. Forse una di queste uscite, però questi sono i coordinatori, ma questa soprattutto, al di là del coordinamento, è la lista delle regioni che ha coinvolto i loro stakeholder sul tema batterie. Quindi in questo network si può accedere un po' in maniera istituzionale ai sistemi industriali e della ricerca di tutte queste regioni per poi generare iniziative insieme. Si fanno meeting periodici, si parla di call,
La cosa interessante è che la Commissione europea dedica a questi network degli strumenti di finanziamento un po' dedicati. Per esempio, in passato ha offerto delle azioni di consulenza per definire un po' dei modelli di business di tecnologie evolute. Quindi ha messo a disposizione, pagati dalla Commissione europea, dei consulenti che affiancassero dei gruppi regionali che studiavano varie cose. Il gruppo coordinato da Marcello ha vinto uno di questi fondi che per esempio ha lavorato sull'economia circolare dei materiali compositi. Adesso dentro l'iniziativa Vanguard altri attori ne hanno vinto un altro sulla plastronica. Quindi questo è un tipo di strumento. Un altro strumento che ha recentemente reso disponibile la Commissione europea, particolarmente dedicato a queste partnership, si chiama I3. Sono dei veri e propri bandi europei che finanziano la collaborazione tra regioni per fare attività a TRL alto, quindi attività anche tecnico-scientifiche di sviluppo tecnologia, di cascade funding a TRL molto alto. E uno appunto di queste partnership è la partnership batterie, quindi un gruppo batteria lombardo che mette a punto delle sue idee progettuali e che partecipa anche a questo tipo di iniziative, può accedere anche a questo tipo di strumenti con buona probabilità di successo. Ora, quali sono i temi che discutono all'interno di questa partnership? Queste sono le quattro linee di azione. Uno ha a che fare con i materiali propri, quindi raw materials, extraction and processing. Un altro ha a che fare con nuove batterie per applicazioni di mobilità. Una cosa importante da sottolineare è che questa partnership non lavora soltanto sull'end of life, ma anche sui processi di produzione, come potete vedere. Nella nostra regione, ovviamente, tutte le cose che abbiamo detto oggi sono più focalizzate sull'end of life, perché non abbiamo dei produttori, ma all'interno di questa partnership si ragiona su uno spettro più ampio, per cui se dovessero esserci qualche pezzo di filiera in Lombardia interessati anche a quella parte lì, possono benissimo, anzi sarebbe auspicabile che entrassero qui dentro. Vi è una terza linea di azione che parla di batterie per applicazioni stazionarie, quindi utilizzi per applicazioni stazionarie. Poi abbiamo un punto sull'end of life che è recycling e remanufacturing. In questo Lombardia ha chiesto e ottenuto il co-coordinamento con Marcello referente. E poi ne abbiamo un altro, l'ultimo, che parla di network di testing center e labs and demo center. E anche in questo Lombardia ha chiesto e ottenuto il co-coordinamento nella figura di Omar. Quindi siamo addentro come regione in questo tipo di iniziative anche con ruoli di coordinamento. Dobbiamo crescere adesso in massa critica idee e proposte per poi portare a casa il risultato ottenibile da queste cose. Qualcuno di noi già sta agendo, però vorremmo farlo come sistema lombardo più forte, coeso e più grande, ed è anche per questo che i due cluster qui si mettono insieme. Lascio brevemente la parola a Marcello e ad Omar per spiegare i contenuti di queste due aree, che sono aree di azione potenzialmente fruibili da subito. Avete slide per questo? O abbraccio? No, io vista l'ora e visto anche quante aspetti abbiamo toccato, dico solo due parole su questo tema. Chiaramente le strategie a livello di processi, di catene di processi per recuperare materiali sia con approccio closed loop, quindi all'interno per ottenere dei precursori per la nuova produzione di batterie, sia con approccio open loop, quindi per fornire delle frazioni per altri settori, sono molto varie, ci sono varie strategie, vari approcci, varie visioni e varie tecnologie. Quindi quello che stiamo sfruttando qui è un po' la possibilità di validare in maniera cross-regionale lo sviluppo di alcune tecnologie, per esempio passando dalla idrometallurgia, pirometallurgia, processi meccanici, diversi tipi di trattamenti meccanici, in un'ottica di appunto fare un benchmark a livello europeo per identificare poi le strategie più promettenti in diversi ambiti applicativi. Questo in due parole, quindi è complementare rispetto a quello che avete visto prima, nel senso che si cerca di sfruttare poi
le diverse strategie di specializzazione che le varie aree regionali hanno. Chiudo. Spero che insomma sia chiaro l'obiettivo. Diciamo, io ho delle slide, sono poche slide relative invece all'altra orizzontale area che riguarda il network dei laboratori e dei testing center. Giusto per capirsi, questa partnership è partita un po' di anni fa, adesso non ricordo se nel 2018-2019, per cui è già attiva, ha cominciato a proporsi su qualche obiettivo sfidante e ha cominciato a generare progetti. Alcuni poi sono confluiti in altre iniziative tipo gli IPCEI, Important Project of Common European Interest, più nazionali che interregionali, più internazionali che interregionali. Altre invece sono ancora incubate in questa partnership, alcune diciamo con proposte progettuali un po' più avanzate, altre con idee progettuali, altre che ancora non hanno proposto, diciamo, opportune sfide da tradurre in progetti. Quindi, diciamo, nel corso delle varie riunioni di questa partnership, General Assembly, o anche riunioni tematiche o conoscitive informative, perché spesso partecipa la Commissione europea a fornire ulteriori istruzioni, suggerimenti e quant'altro, si definiscono questi progetti. Uno di questi, che è in uno stato abbastanza avanzato, nel senso che comunque l'idea progettuale si sta sviluppando in un business plan, è proprio questo, il progetto Network of Prototyping and Testing Center, che ha lo stesso nome praticamente della orizzontale area 5, quella che è coordinata dalla Slovenia e dalla Regione Lombardia, e io seguo i lavori di quest'area come referente di Regione Lombardia. Di cosa si tratta? Diciamo, se appunto, diciamo, alcuni progetti sono partiti proprio su un approccio di end of life e molti sono stati finanziati, ne abbiamo sentito qualcuno oggi rappresentato, ci sono altri ambiti che non sono ancora coperti e sono proprio quello della produzione di batterie, cioè la produzione di materiali e quant'altro. E cosa serve? Cioè, cosa serve per abilitare gli attori, le industrie che vogliono andare avanti in questa direzione? Serve creare dei punti di accesso a degli equipaggiamenti, a delle strutture, dei laboratori che siano in grado di svolgere test per conto di industrie. In Lombardia abbiamo fior fior di laboratori nei centri di ricerca, Politecnico, RSE, CNR, Pavia, Bicocca, Università di Milano, Università di Brescia, laboratori che si occupano di moltissimi aspetti lungo la catena del valore, perché oltre a lavorare sul materiale attivo, cioè sul materiale delle celle, quindi nella produzione di nuovi catodi e anodi per ioni litio, ioni post litio, altri ioni alcalini, altre tecnologie, lavorano anche con altri strumenti, tipo quelli computazionali, elementi finiti, la designazione di nuove chimiche attraverso il computing, lavorano sul testing, lavorano sul testing chimico-fisico e testing elettrochimico, sulla sicurezza dei dispositivi di accumulo, con camere climatiche, con processi di ogni genere e modo. Processi, attrezzature che probabilmente l'industria non ha. L'industria è il portatore di interesse, è la parte che vuole sviluppare un prodotto. Il prodotto magari arriva anche da idee progettuali della ricerca. Ecco, questo progetto vuole collettare gli interessi industriali verso lo scale-up di processi innovativi messi in atto dai centri di ricerca. E per farlo vuole investire sulla creazione di nuovi laboratori, di nuove attrezzature, su tutta la catena del valore, quindi non solo sull'end of life, ma anche ad esempio sui piloti per la realizzazione di celle. Ci sono anche progetti Horizon che lavorano su quelli, ci sono anche altri strumenti della Commissione europea che lavorano su questi. Qua ci si cala più in un ambito regionale, un ambito un pochino più
legato alle realtà locali, industriali e quant'altro. E quindi il target, i target sono diversi, cioè sono dal prototipo di linee, linee prototipali per la realizzazione di materiali innovativi, che non sono soltanto i catodi anodi per celle di litio ione, fino appunto ai laboratori per il test e la caratterizzazione, oppure diciamo altre strutture che riguardano diciamo il test per arrivare a delle standardizzazioni, magari anche diciamo arrivare alla riproducibilità del processo, quindi magari round robin test in più istituti. Ecco, una filiera molto importante per Regione Lombardia, e per questo si è messa come co-coordinatore di questa proposta, è proprio quella dello sviluppo di laboratori. Infatti lo è come esempio l'Hub regionale per l'economia circolare, dove lo sviluppo sta già avvenendo sulla parte end of life. Questo è il telecomando. Chi sono i partner? E poi chiudo con due parole. Diciamo la UE Slovenia, co-coordinatore della partnership e co-coordinatore della proposta, la regione basca di Spagna, Castiglia e León, e poi ci sono tre regioni italiane, Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna. Alcune delle aziende italiane coinvolte in queste iniziative regionali hanno già fornito una lettera di endorsement a questa iniziativa e sono qua elencate. Inoltre, diciamo, la partnership, dato che conta anche l'Emilia-Romagna e il Piemonte in questo consorzio, come Italia ci stiamo coordinando, non è una cosa banale né ovvia, e con l'Emilia-Romagna e il Piemonte stiamo in qualche modo identificando le peculiarità regionali per poter poi fare una proposta che non si combatte una con l'altra, ma quindi lo sviluppo di laboratori focalizzati sulle peculiarità regionali. Emilia-Romagna automotive, la Lombardia più sullo stazionario. Un po' questo il discorso che viene fatto. Quali sono i prossimi step? Allora, diciamo, questa proposta è bloccata da un po' di tempo. Cosa serve? Cioè, i cluster, noi ci siamo introdotti in questa partnership come cluster LE2C e come cluster AFID per portare gli interessi regionali, però non siamo noi i portatori di interessi, i portatori di interesse sono le imprese, imprese e centri di ricerca, perché anche i centri di ricerca partecipano a queste iniziative, perché sono loro quelle che gli attori che devono definire i progetti. Noi siamo i facilitatori come cluster, per cui il progetto alla fine deve definire un business plan con anche un'analisi della bancabilità e la ricerca di finanziamenti. Uno degli strumenti, quello citato da Giacomo, l'Interregional Innovation Investment, l'I3, che è stato in qualche modo pubblicato credo a dicembre 2021, comunque a fine anno scorso, e lo strumento prevede però anche un cofinanziamento da parte degli stakeholder, da parte delle imprese e dei centri di ricerca. Quindi ci devono essere interessi da parte delle imprese nel affrontare questi investimenti, nel prodursi in queste diciamo azioni. Questa di cui vi ho parlato è molto di interesse per la nostra azienda, che ha già messo a budget diversi finanziamenti per poter sviluppare i propri laboratori su tutta la filiera delle batterie, quindi non solo anche quindi sulla produzione di materiali attivi, di celle, lo sviluppo di BMS innovativi e quant'altro, il testing, su tutta l'Europa lavora su tutta la catena del valore, le strategie europee per le batterie riguardano tutta la catena del valore, in Italia facciamo lo stesso. Infatti, diciamo, come diceva anche Giacomo, il cluster AFIL, come il cluster Lombardy Energy Clinter Cluster, sono parte del cluster nazionale energia. Cluster che ha definito una propria strategia che è diciamo, paritetica a quelle definite dei vari cluster regionali, che è proprio una strategia che lavora su tutta la catena del valore, di ogni tematica di specializzazione. Direi che ho finito, diciamo, per quest'ambito. Ok, Omar, grazie. Andiamo a chiusura. Che è importante però, come ci lasciamo adesso? È molto importante, perché grazie per avere
assistito a questa impegnativa presentazione. Noi abbiamo come cluster una qualche idea di come procedere, ma ci piacerebbe tanto fare insieme a voi. Cioè, adesso, dopo tutto, questa piccola, se volete, condivisione di iniziative e attività calde in corso nei due cluster, ci piacerebbe ricevere, no Carmen, una vostra manifestazione di interesse, cioè dire sì, in qualche modo mi interessa, mi potrebbe interessare quello e quell'altro, una segnalazione per essere coinvolti in questo tipo di attività insieme a quelli che già le stanno facendo. Quindi torneremo da voi a brevissimo con una tal richiesta. Ma poi in questi casi occorre un po' che noi ci mappiamo come Lombardia, quindi chi fa cosa, chi ha quali competenze, su che cosa possiamo contare, considerando il tema batterie. Perché noi lo sappiamo, vi abbiamo raccontato ciò che sappiamo, però il tessuto industriale e le esperienze sono certamente più ampie, quindi vorremmo aggregare e dobbiamo mapparci. Poi la proposta è quella, una volta che ci siamo mappati, di conoscerci meglio, quindi prossimi incontri lasciare la parola ad altri che vengono a raccontare ciò che non sappiamo e anche vengono a dare delle idee e degli interessi di sviluppo e di attività che noi come sistema regionale, come cluster insieme alla regione, possiamo considerare e inglobare nel lavoro. Sarebbe bello definire un progetto strategico lombardo sulle batterie, partecipato dagli attori industriali, centri di ricerca, qualcosa di medio termine, e poi implementarlo via via andando ad usare le call e le opportunità di finanziamento che ci sono, ma avere un'idea comune, giocare con massa critica e poi cogliere le opportunità di queste piattaforme network che abbiamo appena mostrato. Carmen, vuoi complementare anche tu? Sì, per chiudere, abbiamo visto, intanto siamo partiti con una visione europea della domanda, soprattutto sul tema batterie sfaccettata nei vari paesi e anche in varie tecnologie, per poi andare a vedere le opportunità che già sono attivate in campo e quelle che stanno nascendo. Ora, la domanda sorge spontanea: se sono un'impresa e sono interessata a collaborare con i cluster qui rappresentati, come faccio? La nostra idea, oltre a condividere tutto il materiale che avete visto oggi e il video di presentazioni delle varie slide, interventi, è anche quella di andare a raccogliere i vostri interessi. Per cui quello che noi faremo è mandare una brevissima mail a tutti gli iscritti, a tutti i partecipanti, in cui vi chiediamo di compilare un semplice form online in cui vengono citate le tecnologie, per cui il nostro obiettivo è andare a cercare di capire dove potrebbe nascere il vostro contributo e qual è il vostro interesse. Una volta che abbiamo questo quadro, per noi è molto semplice costruire anche piccoli gruppi di lavoro che si innescano in questo contesto appena citato appunto dall'Alleanza delle Batterie collegata alla Smart Specialization lombarda e europea, in maniera tale da portare il contributo all'innovazione europea. Io posso concludere con queste parole. Purtroppo non sono arrivate delle domande dal pubblico collegato. Diamo un'ultima possibilità se ci sono domande qui in sala, se c'è qualche relatore passiamo il microfono, alzate la mano, non vedo mani alzate, siamo tutti stanchi morti, è già buio fuori, direi che forse possiamo anche lasciarci così. Grazie. Avremo tempo. Grazie davvero a tutti. Grazie per la presenza.